Buonasera. Possiamo iniziare? Buonasera a tutti. Io sono Mimmo Iadanza, sono un pediatra dell'ASL e voglio ringraziare Gabriele e Luigi che hanno permesso appunto che si organizzasse questa magnifica giornata, e voglio ringraziare anche le autorità e le persone appunto che sono intervenute per il dibattito. La tavola rotonda che praticamente andiamo a fare è soprattutto appunto per parlare di malattie di cui purtroppo si conosce poco, ma che sono estremamente importanti, che sono le malattie rare. Le malattie rare sono, come vedremo poi dopo, ne parleremo, sono dette così perché sono particolarmente poco frequenti, però sono tante e quindi chiaramente alla fine complessivamente sono un numero estremamente importante e quindi considerevole appunto di enorme attenzione, non fosse altro appunto che spesso colpiscono appunto soggetti che per tutta la vita dovranno appunto combattere con problematiche importanti e che hanno bisogno di un'assistenza, hanno problematiche assistenziali estremamente importanti. Io non tolgo tempo al dibattito, anche perché abbiamo iniziato con ritardo, e do immediatamente la parola al sindaco di Francavilla, che ringraziamo tantissimo per essere presente e per averci permesso anche di effettuare questa giornata nella maniera migliore. Buonasera. Saluto tutti, il tavolo della presidenza, saluto il consigliere regionale Ladascio, presente. Siamo in attesa dell'assessore regionale, saluto tutti i medici, tutte le persone presenti qui a questa importante tavola rotonda. Io voglio ribadire quello che ho sempre detto. Francavilla è un paese molto attento e stamattina, quando ho visto tutti quei giovani impegnati in questa manifestazione, sono rimasto veramente contento e soprattutto soddisfatto, e questo è un grazie all'impegno a Gabriella e a Luigi. Questo io sono sempre stato dell'avviso che noi ci dobbiamo ritenere fortunati, ecco perché continuo sempre a dire che noi dobbiamo impegnarci tutti a dare qualcosa a qualcuno che non è stato fortunato come lo siamo noi. Come amministrazione siamo stati impegnati in due cose dolorose che voglio ricordare e voglio un applauso doveroso a Giuseppe Sana. Sono stati momenti difficili per parlare con i genitori, momenti brutti, però oggi con questa manifestazione c'è la volontà, ecco perché un papà e una mamma che hanno perso una cara, che oggi si mettono a disposizione di altre persone che hanno lo stesso problema, è un fatto veramente importante. Ecco perché mi sento orgoglioso di essere il vostro sindaco. Sia l'amministrazione sia Franco Cuppa è disponibile sempre a queste cose, perché ritengo che aiutare le persone bisognose è un fatto per noi importante. Ecco perché stamattina, quando Gabriella mi ringraziava per quello che l'amministrazione aveva fatto per questa manifestazione,
gli ho detto c'è poco da ringraziare, perché è un nostro dovere aiutare le persone che organizzano queste manifestazioni per solidarietà e per aiutare i bisognosi. Non so se è un caso, non so se è una coincidenza o un caso, perché domani mi pare che in regione c'è una manifestazione in occasione della 7ª giornata mondiale della malattia rara. Non so se è o no. Sincronicità, questo è un fatto importante. Ebbene, e a scuola per imparare la solidarietà è un fatto importante. E voglio, mi dispiace che non c'è l'assessore, che non c'è il presidente, però veramente volevo ringraziare per questo progetto che loro porteranno nelle scuole primarie. E questo progetto è Con gli occhi tuoi, una storia d'amore e di amicizia. E si tratta di un progetto per la sensibilizzazione delle malattie rare, rivolte alla scuola primaria e realizzate insieme all'Istituto Superiore di Sanità del Ministero della Salute. Portare nella scuola queste cose è importante, perché dalla scuola, partendo dalla scuola, si può fare molto, ma molto di più. Ecco perché sono veramente contento, sono come sindaco e come cittadino, perché è importante che la regione faccia queste cose. Io voglio chiudere ricordandovi sempre quello che dico e continuerò a dire. Aiutiamoci a vicenda, e soprattutto quando usciamo guardiamo il gradino della persona che ci sta di fronte. Prima di chiudere voglio raccomandare, Gabriella si è già organizzata, per il cattivo tempo purtroppo non si riesce a fare questa manifestazione all'aperto della piazza davanti al comune. Io per la prima volta in 3 anni, proprio per questa manifestazione, ho autorizzato oggi pomeriggio Gabriele e l'associazione a fare questa manifestazione nel palazzetto dello sport. Grazie. Una responsabilità fuori. Quando dico che mi assumo le responsabilità, me le assumo soprattutto con la mia presenza, di essere vicino a voi fino alla fine della festa. Grazie. Grazie. Sindaco, grazie veramente per le belle parole, ma anche per la grande disponibilità che abbiamo registrato non solo ora, ma anche nei giorni scorsi e nelle settimane scorse. Ora la parola al direttore generale dell'ASP, dottor Marra, e niente, che darà non solo i saluti. Grazie, buongiorno a tutti. Per me è un piacere essere qui oggi, perché non solo sono a Francavilla, perché sono a casa mia, ma anche perché sono doppiamente in casa, perché ho il piacere di vedere i dipendenti dell'azienda sanitaria, che sono anche i testimonial importanti, presidente e vicepresidente di un'associazione che, come diremo in seguito, è un'associazione che ha una sua veramente valenza a livello nazionale e regionale. Quindi ringrazio il sindaco ovviamente per la sua partecipazione e per le parole che ha detto. Vi presento la dottoressa Ferlini, che è la presidente dell'associazione, è una nostra psicologa, il dottor Iaranza, che già si è presentato. Voglio anche presentarmi la dottoressa Colangelo, il dottor Salata, che è responsabile del centro Bambin Gesù dell'ospedale San Carlo, e il dottor Ricciolini nella doppia veste di responsabile dell'Hospice del San Carlo, ma anche presidente dell'associazione Amici dell'Hospice. Veramente grazie per la vostra partecipazione. Non voglio dimenticare sicuramente il dottor Braraccio, che è il presidente della 4ª commissione regionale, quella che si occupa di politiche sociali e sanitarie,
e che ci ha fatto il piacere e l'onore di essere qui con noi oggi, si occupa da sempre di tematiche che riguardano la solidarietà, e l'assessore Franconi, che è in arrivo, era poco fa da Goleo, quindi ci raggiungerà nel corso della giornata. Ringraziamento al sindaco per la sua disponibilità, però sindaco, io avevo invitato gli organizzatori a fare questa manifestazione in primavera, loro hanno scelto l'inverno, io non ho fatto per quale motivo, insomma, abbiano voluto cambiare un pochettino. Ora, a parte qualche battuta per, insomma, rendere un po' il discorso un po' più scorrevole, perché il convegno a Francavilla? Lo ha detto già il sindaco, perché pur essendo queste malattie cosiddette rare, la nostra comunità ha avuto la spiacevole coincidenza di avere due casi veramente che ci hanno toccato, che abbiamo toccato con mano, che ci hanno toccato il cuore, quindi sembrava veramente quasi doveroso, come dire, presentare l'attività di questa associazione in questa comunità. Che cosa sono le malattie rare? Sono malattie che colpiscono poche persone, ma sono tante, ne sono state censite, pensate un po', tra 6-7 mila tipi di malattie diverse. Si stima che in Europa ci siano 27 milioni di persone ammalate di questa, di queste patologie. Il Ministero della Salute nel 2001 ha emanato un decreto dove ha, come dire, strutturato il sistema della rete delle malattie, il sistema nazionale della rete delle malattie rare, ed ha, come dire, stabilito l'esenzione di coloro che erano affetti da queste patologie dal pagamento di spese di ticket, e quindi ha fatto una prima ricognizione di queste patologie. Noi abbiamo avuto la fortuna nel 2007, correggimi se sbaglio, richiamo alla memoria il dottor Iadanza, che da sempre ha collaborato su questo versante, di intercettare la Fondazione Maruzza Le Febbre. La Fondazione Maruzza Le Febbre nasce perché una persona di quella famiglia morì in epoca molto giovane, insomma, aveva circa 40 anni se non ricordo male, e i genitori destinarono una quota del loro patrimonio perché venisse utilizzata per alleviare, e quindi attraverso le cure palliative alleviare, diciamo, i disagi di tanti adolescenti. Nasce quindi questa fondazione con questo scopo, diciamo, fondamentale. Sottoscrive una convenzione con il Ministero della Salute in quegli anni, stabilendo di come dire, realizzare in alcune regioni capofila, diciamo, di questo progetto una serie di iniziative, tra cui la nostra regione. Nasce così una collaborazione con la Fondazione sul progetto Bambino. Che cos'è questo progetto Bambino? È un progetto che ha come diciamo, obiettivo la realizzazione di un sistema di cure palliative per i bambini affetti da malattia inguaribile. E la malattia inguaribile del bambino è sicuramente qualcosa di diverso rispetto a quello dell'adulto. Io credo che questo sia un elemento, la sua specificità, sia da un lato, come dicevamo, nella esiguità dei numeri, dall'altro in un approccio che è sicuramente diverso. Una cosa è approcciare una patologia di un adulto, un'altra cosa è approcciare la malattia di un bambino, sia esso un neonato o un adolescente. E normalmente sono patologie che richiedono un alto intervento assistenziale, cioè sono patologie che devono essere affrontate da specialisti di più discipline. Ecco qui la necessità di avere quella rete che è, diciamo, l'obiettivo primario, e bisogna, attraverso una serie di iniziative, fare sì che si possa garantire la migliore qualità della vita ai bambini affetti da queste patologie. Noi nella nostra esperienza in questa comunità abbiamo proprio potuto toccare con mano, verificare che non c'erano strutture nella nostra regione, ma nemmeno nell'Italia centrale e meridionale, in grado
di fornire un aiuto anche nella gestione di una persona ammalata. Allora lo scopo che noi ci siamo prefissi, come Regione Basilicata, già poi sicuramente meglio di me l'assessore Franconi, è quello di realizzare questa struttura, questa casa del bambino, che possa essere il luogo fisico dove chi ha necessità di avere un supporto di ogni natura, da quello diciamo più clinico a quello psicologico a quello sociale, una struttura che possa, come dire, essere un punto di riferimento per coloro che sfortunatamente dovessero impattare con questo tipo di patologie. E quindi le azioni della nostra azienda, qui vengo a quello che più è, diciamo, il motivo del mio intervento, è quello, insieme ovviamente alla Regione con cui stiamo lavorando proprio in questo periodo in maniera molto sinergica, è quella di realizzare, oltre questa casa dei bambini inguaribili, la cui sede è stata da tempo identificata nel comune di Lauria, quella di realizzare uno sportello aziendale dove chiunque possa rivolgersi per avere un punto di riferimento per quello che riguarda la gestione di questo tipo di patologie. Vi voglio soltanto dare qualche numero, poi sicuramente diranno nella tavola rotonda i professionisti che sono a questo tavolo. Noi abbiamo oggi censito 1943 pazienti al 1 gennaio 2013, di cui 749 sono maschi e 1194 sono femmine, di cui da 0 a 10 anni ci sono 175 bambini e da 11 a 20 anni 269 persone. Un altro elemento secondo me fondamentale che credo che occupi sicuramente quello che è l'obiettivo che la Regione si dà su questo tema è quello della ricerca. In questo settore è assolutamente fondamentale sviluppare un'attività di ricerca, perché sono patologie che per la loro rarità hanno bisogno sicuramente di uno studio e di un approfondimento che non sempre, voglio dire, è al primo posto in quelli che sono gli obiettivi di chi fa questo tipo di attività. Io credo che invece vada sviluppata la ricerca su questi settori, come anche vada sviluppata la ricerca da un punto di vista farmacologico, perché anche questo è un altro elemento, secondo me, che va tenuto in estrema considerazione. So anche che, non me lo potrà dire così, è Braraccio, che sul versante della ricerca, proprio di recente, il Consiglio regionale ha avviato la realizzazione di una struttura che dovrebbe occuparsi proprio della ricerca nel mondo della sanità. Quindi questo credo che sia una cosa assolutamente importante e necessaria. Un'ultima parola, ma non per ultimo, è il ruolo delle associazioni. In tutte quelle che sono le patologie che noi abbiamo, come dire, avuto modo di incontrare nella nostra vita professionale, soprattutto quelle che riguardano alcune patologie, alcune forme di disagio che coinvolgono molto spesso non soltanto la persona ma anche la famiglia nel suo complesso, il ruolo dell'associazione è stato assolutamente fondamentale per due ordini di motivi. Il primo, perché ci aiuta tante volte a capire quali sono i problemi che vivono le persone, le famiglie che hanno questo tipo di patologie all'interno del proprio nucleo familiare. Dall'altro, perché sono anche uno stimolo per chi opera nelle istituzioni per non sottovalutare alcuni tipi di problemi. Il sindaco parlava del fatto che domani in Regione c'è un altro incontro, esattamente c'è in sala in guscio un'altra importante iniziativa che riguarda un'altra patologia molto rara, che riguarda la problemi di natura vascolare, se non erro, e che vede coinvolta un'altra associazione che si chiama Associazione Alessandra Bisceglie Vivale, che pure in questo settore è stata capace di, come dire, accendere i riflettori su un'altra patologia fortemente, come dire, veramente molto rara, che non era conosciuta. Accendendo i riflettori su questa patologia ha fatto sì che
si creassero delle strutture in grado di supportare e di curare le persone affette da questa malattia. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione e restituisco la parola al dottor Iarani. Grazie a lei, direttore, e grazie anche per le notizie che sono state date, cioè, oltre che per, avevo detto che non era soltanto un saluto, ma anche praticamente il fatto appunto che c'è stato confermato un impegno da parte sia dell'ASP che della Regione rispetto a questo argomento che per noi, penso anche per, anzi sicuramente per tutti, è un argomento così sensibile, così importante. Ora do la parola alla Presidente dell'Associazione Maruzza Basilicata, la dottoressa Maria Luisa Ferlin, e oltre a questo praticamente la prego di leggere poi il saluto del Sottosegretario alla Salute, dottore De Filippo, che non è potuto intervenire alla riunione di stasera. Buonasera a tutti, grazie di essere qua. Io rappresento questa associazione, ringrazio il direttore Marra che concludendo il suo intervento ha ringraziato noi, le associazioni, qui c'è l'associazione degli amici dell'Hospice, noi siamo qui come Maruzza Basilicata, ma vi ha parlato di questa associazione Viva Ale e senz'altro nel vostro territorio ce ne sono altre che io non conosco, ma con cui desidero proprio iniziare un rapporto di collaborazione e di rete, perché la forza delle associazioni è questa: noi non ci sovrapponiamo e c'è spazio veramente per tutti, però l'idea è quella di collaborare, l'idea è quella sempre di lavorare insieme in vista di un obiettivo. Quindi questa sincronicità di cui dicevo prima quando parlava il sindaco, domani c'è questo incontro nella sala in uscio proprio sulle malattie rare e noi stasera diciamo facciamo la vigilia su questo argomento su cui tanta ancora ricerca deve esserci, e questa serata ci offre proprio questa opportunità. Questa opportunità, noi non siamo in questo momento un convegno scientifico, però cominciamo a riflettere e ci saranno anche quei contributi evidentemente più specifici, ma cominciamo a riflettere, come dicevo anche stamattina, tanti volti ho visto anche stamattina, su questo argomento delle malattie rare, che è sempre un argomento che diciamo, vabbè, lasciamolo agli addetti ai lavori, non ci vogliamo pensare, lo rimandiamo un po' lo vogliamo mascherare, un po' proprio, è come io faccio sempre questo esempio e chiedo scusa a chi l'ha già sentito qualche altra volta, stare in una stanza con un elefante e far finta che non ci sia. E come si fa? Siamo tutti degli limiti, perché stare in una stanza con un elefante, stare in questa sala così ampia, e siamo anche al buio. Non siamo in una stanza illuminata con un elefante, siamo anche al buio. Allora no, accendere la luce della ricerca e chiamare l'elefante per nome, e chiamare le cose per nome, e affrontarle significa, chiamare le cose per nome significa affrontarle. Spesso, lo dicevamo anche stamattina, noi tendiamo a rimuovere quando si tratta di parlare della malattia di un bambino, perché ci tocca proprio nella nostra radice, della nostra sofferenza, perché parlare della malattia del bambino significa parlare di un futuro che non c'è, che noi avevamo immaginato e che invece poi si ferma di colpo. E allora per tutti è difficile, però parlare significa fare luce e significa dare l'opportunità a queste famiglie che nella loro vita incontrano questi eventi di comunicare con gli altri. Io credo che Francavilla ha dato proprio questo segnale. Noi abbiamo sentito, nella prima volta che sono qui in questa vostra cittadina, ma sentiamo che c'è proprio questa vicinanza sociale,
l'abbiamo sentita nelle parole del sindaco, ma l'abbiamo sentita anche stamattina, l'abbiamo sentita tramite quello che ci ha raccontato, che ci hanno raccontato Gabriella e Luigi, l'abbiamo sentita in tante vostre voci quando abbiamo nominato Sara. Quindi sentiamo che la comunità sociale può essere vicina e può chiamare per nome anche il dolore, può chiamare per nome anche la sofferenza. Ecco, la nostra associazione nasce proprio in questo spazio, perché molto spesso per gli operatori sanitari nella fattispecie, quando non c'è possibilità di guarigione è come se ci fosse un dire: ma allora noi che ci stiamo a fare? Non possiamo aggiustare una cosa rotta, non possiamo sistemare, non c'è guarigione, c'è inguaribilità, e allora noi che invece no, è proprio questo il ruolo della sanità intesa come cura della persona, e quindi delle cure palliative, pediatriche in questo caso, che prendono tutto in senso globale il carico di quella che è la situazione che si è venuta a determinare, con bisogni molto specifici, molto diversi, molto complessi, ma molto diversi da bambino a bambino, da famiglia a famiglia. Quindi in questo le famiglie nella nostra associazione hanno un ruolo importantissimo, perché la loro analisi proprio precisa, puntuale, ci fa capire quali sono i veri bisogni, quali sono proprio le parti organizzative che vanno migliorate. Certo, le famiglie non possono dare un contributo rispetto alla specificità delle terapie, ma possono e danno veramente un contributo grandissimo rispetto a quello che è il nodo dell'organizzazione. Quindi nella nostra associazione, il posto delle famiglie, noi sentiamo proprio con gratitudine il ruolo di queste famiglie, sia di quelle che stanno attraversando con i loro bambini un periodo di malattia, sia di quelle che l'hanno attraversato e che adesso danno il loro contributo per gli altri. Ecco che allora noi ci candidiamo, ho detto, ma no, in questo periodo che tutti si candidano, ci candidiamo come associazione, vogliamo essere una zanzara, un bungolo vogliamo essere. Sappiamo che tante cose belle ci sono state, ma ne vogliamo ancora altre. E quindi lo diciamo ai decisori politici, le cose che servono, per esempio, è una omogeneità nella nostra regione, questo manca, poi lo vedremo soprattutto nell'intervento della dottoressa Colangelo. Ci candidiamo ad essere un po', non fastidiosi in senso appunto come zanzare, ma insomma di stare attenti e di essere lì presenti come associazione, proprio grazie alle famiglie che ci richiamano sempre alla concretezza dei bisogni. Io credo che poi l'altro elemento della rete è proprio la casa del bambino. Noi siamo le cure, l'associazione Maruzza Basilicata nasce proprio da un comitato della Fondazione Maruzza Nazionale. Ci sono solo queste tre associazioni, una nel Friuli, una nelle Marche e una la nostra in Basilicata, sperando che ne nascano altre. Siamo per le cure domiciliari. Io adesso vi invito a fare così un attimo, chiudere gli occhi e pensare che cosa vede un bambino dalla finestra quando sta in ospedale. Pensiamoci un attimo tutti quanti. Quali odori e quali profumi ascolta, e invece poi cosa vede dalla finestra quando sta a casa e quali profumi ascolta quando sta a casa. Facciamo tutti noi questo lavoro di immaginazione, e tutti sappiamo che è più bello stare a casa. Entrando avete visto una maglietta presa con una casetta con lo stetoscopio, e sotto c'era scritto: a casa è più meglio. Questo grande errore in italiano, ma però a volte a casa bisogna che ci sia una pausa nella terapia, oppure c'è un'emergenza, e allora c'è bisogno anche di una struttura, la casa del bambino, appunto, la casa del bambino, che sia il più possibile uguale a una casa, che sia, non perché gli ospedali, non perché voi siete brutti e cattivi, ma perché assolutamente per un bambino è bello che questo importantissimo luogo sia il più possibile vicino a una casa. Io mi fermo qua. Però sono stata invitata a leggere questo, che è il messaggio che ci arriva dal sottosegretario di Stato alla Salute Vittorio De Filippo, perché avremmo
veramente voluto che ci fosse qui anche in livello nazionale, però e con questo messaggio credo che anche a livello nazionale possiamo considerarlo presente. Roma, 2 maggio 2014. Cari amici dell'Associazione Maruzza, grazie per il vostro cortese invito a partecipare all'evento Angel in the Sky. Angel, ho detto bene, ma che questo è in inglese. Angels, da voi organizzato a Francavilla sul Sinni. Sarei stato molto lieto di essere con voi durante questa bella manifestazione, ma purtroppo con grande rammarico non potrò essere presente a causa di impegni istituzionali cui non mi posso sottrarre e che mi costringono a stare lontano dalla nostra regione. Desidero porgere i miei saluti a nome del Ministero della Salute agli organizzatori e ai relatori dell'incontro sul tema delle malattie rare, che vede coinvolti i rappresentanti dell'Associazione Maruzza e diversi specialisti, in una tavola rotonda con i rappresentanti dell'amministrazione regionale, con il Presidente e l'Assessore alla Salute della nostra Regione, con il Vescovo della vostra Diocesi, un convegno che spero abbia il meritato impatto e la giusta valorizzazione. L'Associazione Maruzza è presente in 3 regioni, Friuli, Venezia Giulia, Marche e Basilicata, ma auspicabilmente continuerà a crescere e diffondersi in maniera capillare per sostenere ancor più da vicino i malati inguaribili e le loro famiglie. Sono convinto che bisogna dare maggior rilievo a queste iniziative, specialmente se volte a migliorare la capacità di relazionarsi con i piccoli malati e il loro benessere, che può essere frutto non solo di cure adeguate agli standard più recenti, ma anche dell'umanità di tutto il personale sanitario coinvolto nella cura delle persone, specialmente se sono colpite da patologie che così gravemente turbano i bambini e le loro famiglie. In questo contesto credo che, accanto ad un impegno per migliorare la gestione della politica di intervento sulle malattie rare, anche tentativi originali e innovativi come la clownterapia possano dare un rilevante contributo al benessere dei bambini, creando un clima gioviale e informale apprezzato in diversi ospedali in tutta Italia, frutto dell'iniziativa di tanti medici e infermieri che operano nell'ombra, trascurati dai media, poco incoraggiati. Questa bella iniziativa credo vada incoraggiata e portata ad esempio. In questi mesi di esperienza come sottosegretario alla salute mi sono convinto che curare significhi cercare di migliorare lo stato di vita della persona che ci viene affidata, privilegiando questo scopo rispetto a qualunque considerazione di ordine gestionale ed economico. Queste valutazioni stanno occupando il dibattito politico sulla sanità, rischiando di diminuire quello che è il fine ultimo del nostro agire quotidiano, la tutela della salute e del benessere delle persone, in particolare dei bambini. Questo auspicio riguarda in particolare la cura delle malattie rare e la cura dei bambini con patologie particolarmente gravi. So che possiamo contare su tutti voi che quotidianamente lavorate con sacrificio, passione e dedizione a questo scopo. Con questi sentimenti porgo un sincero ringraziamento a tutti gli organizzatori e ai tanti operatori e volontari. Rinnovo a tutti i partecipanti al convegno un cordiale saluto e i migliori auspici per la vostra importante attività, con la speranza che possiate sempre donare un sorriso ai nostri piccoli malati. Sottosegretario di Stato alla Salute, Vito De Filippo. Tocca a me adesso a rappresentare il moderatore, non può presentare se stesso, ma l'abbiamo già sentito, il dottor Domenico Iadanza, responsabile pediatra, responsabile del progetto bambino dell'ASP. Stasera praticamente il compito che mi è stato dato è quello di parlare un pochettino in maniera più specifica delle malattie rare, della rete, dell'importanza della rete, l'ha già accennato il direttore Marra, delle malattie rare e anche appunto della rete delle cure palliative. Io nella diapositiva ho in un certo senso cercato di dare il senso di quanto possono essere legate queste due reti, anche perché le persone, i bambini, i minori che sono elegibili per le cure palliative pediatriche, nella stragrande maggioranza dei casi sono affetti da malattie rare.
Quindi si tratta praticamente di bambini che affetti da malattie inguaribile, non incurabile assolutamente, e quindi praticamente sono bambini che devono essere curati, e la cura praticamente deve essere una cura complessa, completa, e praticamente quindi evidentemente queste due reti si intersecano fra di loro. Le malattie rare praticamente, abbiamo detto, l'ha detto già il direttore, sono circa 7.000 malattie, e sono definite tali praticamente se non superano un certo numero, cioè se hanno una certa prevalenza, cioè praticamente hanno una prevalenza che non superi 5 casi su 10.000 abitanti, quindi un caso ogni 2.000 abitanti. Sono patologie che spesso sono molto difficili da diagnosticare e relativamente alle quali c'è una carenza di informazioni, vi è una carenza di conoscenze scientifiche, e quindi praticamente a seguito di questa cosa c'è anche una grossa disuguaglianza e anche una grossa disomogeneità nell'assistenza. E vedremo anche poi che questo determina, è anche sostanzialmente un po' determinato da carenze legislative. I pazienti di queste malattie sono rari, però sono tanti. Se le malattie abbiamo detto che sono rarissime, 5 bambini, 5 soggetti su 10.000 abitanti, però praticamente sono circa 7.000, e quindi alla fine praticamente sommandoli sono una quantità veramente considerevole. Abbiamo detto che in Europa circa 37 milioni di persone sono affette da queste malattie, in Italia circa 2 milioni di persone sono affette da queste malattie. Sono circa 7.000, però praticamente la legge 279 del 2001 inserisce appunto, riconosce appunto nelle malattie rare praticamente soltanto 209 malattie. No, chiedo scusa, 284 malattie. Scusa Mimmo, sì? Salutiamo l'assessore Franconi. Giornata di riposo per essere qui, quindi la ringraziamo in maniera particolare. Quindi, buonasera assessore anche da parte mia. Quindi dicevo praticamente che la legge 279 del 2001 prevede soltanto 284 malattie, e quindi chiaramente una piccola parte di queste malattie poi dovranno essere, la legge chiaramente dovrà avere degli aggiornamenti che al momento praticamente sono alla firma del ministro, ma comunque in ogni caso non sono ancora stati riconosciuti. Dovrebbero esserci altre 109 malattie che dovrebbero essere riconosciute come tali, ma al momento sono soltanto queste 284. Il problema delle malattie rare sta proprio nella loro rarità. Se un medico di medicina generale o un pediatra di famiglia incontra un paziente con una malattia rara, evidentemente si trova in grande difficoltà. Si trova in grande difficoltà per un motivo semplicissimo, perché probabilmente ne vede soltanto pochissimi casi nella propria vita, ma anche per altri problemi, perché chiaramente ci sono delle grandi difficoltà diagnostiche, perché ci sono anche delle difficoltà anche nel sapere dove questo paziente deve essere inviato, nel sapere anche appunto quale sia quindi lo specialista di riferimento, e anche praticamente perché evidentemente ci sono delle difficoltà importanti di gestione di queste malattie. E queste malattie hanno delle caratteristiche comuni. La prima praticamente sono le difficoltà diagnostiche. Nella gran parte dei casi appunto queste malattie vengono diagnosticate con grande ritardo. La commissione USA praticamente ha evidenziato appunto che queste malattie vengono diagnosticate con un ritardo da 1 a 5 anni, però anche praticamente di più. Circa il 15% di esse praticamente sono diagnosticate dopo i 6 anni,
Il ritardo praticamente, che dipende da vari fattori, molto spesso appunto è tale da che molti di questi pazienti, molti di questi bambini non ricevono una diagnosi, non ricevono proprio una diagnosi assolutamente, quindi non riescono neanche a essere inquadrati come tali. A che cosa è dovuto questo? Dovuto alla scarsità di test diagnostici, è dovuto all'assenza, alla limitata disponibilità degli stessi, alla frammentazione degli interventi, alla sostanzialmente inadeguatezza del sistema sanitario rispetto a questa cosa, tanto è vero che praticamente questi bambini molto spesso vengono curati anche in posti inappropriati, cioè a volte vengono curati in posti in cui non devono essere curati. Questo l'abbiamo visto bene alcuni giorni fa quando ho partecipato a un convegno organizzato dall'Associazione Vivale, che non mi stanco mai di ringraziare e con la quale praticamente abbiamo iniziato e continueremo una partnership, perché praticamente ci siamo resi conto insieme con la Presidente di Vivale che dobbiamo in effetti interagire, perché questa è la soluzione per dare una risposta un po' molto più concreta. Stavo dicendo appunto, molti di questi bambini che hanno patologie vascolari, hanno malattie vascolari, vengono curati in posti assolutamente non giusti, vengono curati da specialisti che non sono gli specialisti a cui devono afferire. Questo praticamente per la scarsità delle conoscenze, senza contare appunto anche la difficoltà diagnostica che è legata al fatto che molto spesso queste malattie hanno pochissimi sintomi. Hanno pochissimi sintomi, molto spesso queste malattie hanno dei sintomi estremamente, estremamente sfumati. Poi la seconda caratteristica, appunto, la seconda cosa che caratterizza queste malattie, comune a queste malattie, è la scarsità di opzioni terapeutiche. Molti farmaci per le terapie rare sono praticamente o poco disponibili sul mercato oppure difficilmente reperibili. Questo per motivi che comprendete, motivi sono anche economici, alle case farmaceutiche in effetti non le case farmaceutiche molto spesso non trovano molta convenienza nel fare ricerca scientifica su questi farmaci, tant'è vero appunto che questi farmaci vengono detti orfani. Ci sono fatti molti passi avanti rispetto a questa cosa, ci sono molte case farmaceutiche, molte aziende farmaceutiche che sono molto sensibili. Si sono resi appunto disponibili alla ricerca e quindi passi si stanno facendo avanti, ma passi se ne devono ancora fare. Ancora un'altra cosa fondamentale è la scarsità di percorsi assistenziali strutturati. Il fatto appunto che ci sia una grossa disparità appunto e disomogeneità delle conoscenze e anche appunto il fatto che ci siano delle regioni veramente storiche, anche culturali, determinato il fatto che praticamente ci siano delle disuguaglianze anche nell'ambito dell'assistenza. Per cui praticamente ci sono delle malattie, per cui ci sono percorsi ben delineati, ben definiti, e malattie che poi possono afferire quindi praticamente anche ai vantaggi che derivano anche dalla legge, e malattie invece che no. Questa è una cosa che abbiamo verifichiamo tutti i giorni nella nostra attività, e questa è una praticamente delle cose che viene più detto dai genitori. Non è possibile, scrive Rosita, che una persona trapiantata abbia gratuità e io, che comunque in ogni caso ho dei problemi enormi, debba pagare tutto nel momento in cui devo andare in una struttura extra regionale. Rosita è una ragazza con un grave tumore, un importante tumore raro, extra regionale, ma non per mia volontà, ma perché queste malattie non possono essere curate qui in regione. E allora a questo punto veramente non è una mia scelta. Ecco, questa è una cosa che veramente mi premeva dire, perché è una cosa veramente importante, 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 perché non possono esistere malattie serie A e malattie serie B. Assolutamente non può succedere questa cosa. Poi un'altra cosa è l'andamento spesso cronico e invalidante di queste patologie. Queste malattie sono nella stragrande maggioranza dei casi malattie genetiche, non sempre, ma circa nell'80%, anche più dell'80% dei casi. E quindi praticamente vanno a interessare tutto l'arco della vita del soggetto anche per molti anni, molti decenni. È evidente che praticamente quello di cui ha bisogno la famiglia, il bambino, il minore, il palato, il paziente e la sua famiglia sono quelle di una presa in carico. Una presa in carico che praticamente contempli il fatto appunto che diversi specialisti possano intervenire,
su un percorso strutturato, su un percorso organizzato. Ancora praticamente l'impatto emotivo. Questi bambini, questi soggetti, io sono pediatra, parlo di bambini, ma comunque in ogni caso ci sono anche tanti soggetti che arrivano e raggiungono l'età adulta e anche molto di più praticamente. Questi soggetti praticamente, proprio per il fatto di avere una malattia rara, si sentono un pochettino emarginati, anche perché alla fine dei conti la non conoscenza determina l'emarginazione. Allora il nostro dovere è proprio questo, quello praticamente di diffondere la conoscenza, perché come diceva bene Maria Luisa, soltanto appunto la conoscenza dell'elefante ci permette di dare a lui il suo nome e di spaventarci di meno di questo, di queste cose, di queste malattie. Quindi praticamente rispetto a queste cose è molto importante che si strutturi una rete. Una rete che è prevista dalla legge e che anche a livello regionale si concretizzi. La rete è fondamentale per definire la prevalenza, la rete è fondamentale appunto per la presa in carico, però oltre alla rete praticamente devono essere strutturate anche altre cose, come lo sportello informativo, il registro che praticamente comunque il registro dei pazienti con malattie rare è fondamentale appunto per comprendere la prevalenza e l'incidenza di queste malattie, per identificare i fattori di rischio, anche per supportare la ricerca clinica, per favorire il confronto fra i diversi operatori e per fornire appunto delle importanti informazioni riguardo appunto alle priorità relative agli interventi della sanità. Come accennava il direttore Marra, la Fondazione Maruzza a livello nazionale ha dato vita insieme con il Ministero della Salute nel 2006 al progetto Bambino. Il progetto Bambino praticamente ha l'intento di riconoscere al minore con malattia inguaribile, quindi abbiamo detto anche molto spesso con malattia rara, la dignità di persona, contribuendo appunto a garantire a questi bambini un'esistenza il più vicino possibile alla normalità. Questi pazienti, abbiamo detto, sono affetti molto spesso da malattie rare, in alcuni casi non diagnosticate, e hanno bisogni assistenziali molto molto importanti e particolarmente complessi e necessitano appunto di un'assistenza che abbia delle caratteristiche fondamentali, prevalentemente quella della competenza, ancora dell'efficacia, dell'efficienza e della omogeneità nell'ambito appunto perlomeno del nostro territorio regionale. E questa è una cosa fondamentale, perché il nostro progetto Bambino è partito in questo momento nella ASP, faticosamente sta andando avanti anche con fatica, però comunque piano piano sta andando avanti, e forse probabilmente la giornata di oggi anche ne è un bel esempio, però per esempio nella provincia di Matera, quindi nell'ASM, non è ancora in un certo senso strutturato, anche se chiaramente ci sono degli interventi che sono molto interessanti, però non sono ancora strutturati, non sono ancora organizzati. A livello praticamente regionale si sta già pensando a fare in modo appunto che anche nell'ambito della provincia di Matera questa cosa avvenga. La regione Basilicata ha aderito al progetto Bambino nel 2008 con tre obiettivi principali. Il primo, istituire un centro di riferimento regionale per le malattie, per i bambini con malattie inguaribili. Ancora, realizzare una struttura residenziale che è la casa del bambino e organizzare una rete. Io mi sono dimenticato di presentare avanti le diapositive, ma non ha importanza. Ancora, due parole a proposito praticamente dell'hospice, della struttura residenziale. La struttura residenziale, la casa del bambino, che a noi piace chiamare casa del bambino e non hospice, è una struttura in cui praticamente sia data la possibilità di una risposta sanitaria di elevato livello ai bisogni di bambini praticamente che non possono essere più trattati a livello domiciliare per vari motivi, per differenti motivi. Ad esempio, quando il bambino va dal centro di terzo livello deve tornare a casa, in quel caso per esempio i genitori devono poter
apprendere determinate tecniche di gestione, devono poter incontrare l'equipe curante che potrà poi gestire, che l'aiuterà a gestire la quotidianità. Oppure, per esempio, quando i genitori hanno quando la gestione domiciliare non è possibile, come per esempio praticamente allorché ci sono delle difficoltà, delle riacutizzazioni o cose del genere. In quel caso, appunto, è importante che il bambino non vada in ospedale, ma vada in una struttura che somigli il più possibile a una casa, che abbia praticamente le caratteristiche aperte di una casa. Cioè praticamente noi pensiamo appunto alla strutturazione dell'ospice, della casa del bambino, la nostra sarebbe la prima esperienza dell'Italia centro-meridionale, perché esiste un solo ospice, una sola casa del bambino in Italia, che è quella di Padova, della dottoressa Benigni, altri non ce ne sono, c'è soltanto ci sono 4 posti al Maier, se non mi sbaglio, ma non sono in una struttura separata dall'ospedale. E quindi praticamente questa cosa, questo per quanto riguarda appunto la struttura residenziale. E per quanto riguarda appunto la strutturazione appunto della rete, la rete appunto ha la funzione appunto di realizzare la presa in carico del bambino e deve necessariamente vedere un'integrazione di professionisti, di strutture, istituzioni che insieme praticamente devono riuscire a dare risposte affinché il bambino abbia una identica qualità dell'assistenza dovunque lui si trovi, a casa, in the hospital, in hospice, in ospedale. Il bambino deve poter avere la stessa qualità dell'assistenza, e questo non è una cosa assolutamente semplice, però comunque è una cosa che prevede appunto l'integrazione di diversi professionisti. Quali sono? In primis il medico di medicina generale o il pediatra di famiglia, è la figura portante, è il case manager praticamente del bambino. Poi lui, attorno a lui gireranno appunto tante altre figure, come per esempio l'equipe specialistica, come gli specialisti di settore, anche altre strutture come praticamente gli ospedali di secondo e terzo livello, le strutture dell'emergenza urgenza. Insomma, tutte quante quelle strutture, e ancora le associazioni di volontariato, le strutture sociali, quindi i comuni, per rispondere a tutte quante le esigenze, appunto, la scuola. Questi bambini molto spesso appunto vivono per molto tempo a casa e devono poter frequentare la scuola, devono poter vivere una vita normale, e quindi praticamente pensare anche alla scuola. Con Rosita, per esempio, abbiamo avuto delle difficoltà perché la scuola praticamente che cosa ha fatto? Ha potuto, perché così purtroppo prevede i suoi regolamenti, dare un'ora alla settimana, 2 ore al mese a casa. Rosita vive a guardia praticata, 2 ore al mese a casa, il resto praticamente doveva seguire su Skype. Rosita fa terapia, non ce la fa a guardare il computer, non ce la fa proprio, si stanca con gli occhi, è una cosa assurda. Noi abbiamo cercato un pochettino come associazione di mettere in moto un sistema, perché appunto abbiamo coinvolto degli insegnanti del luogo. Ora Rosita fortunatamente riesce ad avere 2 volte a settimana, 3 volte alla settimana, se non mi sbaglio, l'insegnante. Però questa è una cosa importante, è una problematica importante, per semplificare un pochettino quelle che sono le problematiche che coinvolgono appunto questi bambini. Ora, noi abbiamo preso dall'inizio del 2011, quando abbiamo cominciato la presa in carico di questi bambini, e in carico 40 bambini. E man mano che passa il tempo, man mano che si comprende appunto che è importante appunto questo tipo di presa in carico, noi abbiamo chiaramente delle richieste sempre maggiori, e anche con maggiore complessità, bambini con maggiore complessità da gestire a domicilio, e quindi è necessario, indispensabile che praticamente venga dato appunto risposta a delle cose che sono fondamentali. Prima di tutto appunto fare in modo che l'equipe curante, cioè l'equipe praticamente specialistica,
chi si interessa appunto di cure palliative venga completata, cioè praticamente che siano dati appunto gli strumenti di personale appunto perché appunto questa cosa possa avvenire. Ancora praticamente è fondamentale, secondo me è importantissima appunto la realizzazione della casa del bambino, perché altrimenti appunto che è un tassello importantissimo e quindi praticamente perché evidentemente è logico non succedano più casi per cui situazioni che non erano gestibili sono dovute andare, abbiamo due esempi, all'ospice di Padova, cioè non è possibile una cosa del genere, eppure io non potevano essere gestiti né in ospedale né a domicilio eccetera, quindi comunque è una cosa veramente importante. Un'ultima cosa appunto a proposito dell'associazione di cui io mi onoro di essere vicepresidente. L'associazione Maruzza praticamente qual è il compito? L'ha detto già molto bene la dottoressa Ferlin. Il compito della nostra associazione è quello di dare voce ai genitori, ma questa è la cosa bellissima che è successa, è che la nostra associazione, che è partita con poche persone e si sta aumentando tantissimo. Il numero sta aumentando veramente tanto. Michele Salata dice che noi ci dobbiamo riuscire, dobbiamo arrivare appunto a quota 1000 a fine anno, grazie anche al contributo di genitori di bambini, e questa è la cosa importante, di genitori dei bambini questo di oggi è un esempio bellissimo, in maniera molto concreta cercano appunto di dare voce a queste problematiche. Una piccola cosa che è sfuggita a Maria Luisa, noi praticamente abbiamo anche un'altra ambizione, quella di dare anche, di supportare anche le istituzioni rispetto a alcune cose. Faccio un esempio, abbiamo da alcuni mesi una dottoressa, un medico che collabora con l'equipe grazie ad una borsa di studio della Fondazione Maruzza. La dottoressa Domenica Lamoglia, che oggi non c'è, ma per un motivo molto semplice, perché è a Padova dalla dottoressa Franca Benini per fare uno stage fare appunto un approfondimento di quelle che sono le sue conoscenze rispetto a questa cosa, e 15 giorni dalla dottoressa Benini sono, vi assicuro, ci sono stato, sono veramente una cosa importantissima. Quindi non c'è per questo motivo, e anche il fatto che praticamente una delle nostre dei nostri obiettivi per questo fine anno è quella di istituire una borsa di studio per un infermiere pediatrico. È una cosa a cui io tengo tantissimo. L'infermiere pediatrico ha una funzione fondamentale, che noi chiaramente poi faremo in modo che si formi in maniera specifica, e abbiamo la disponibilità di Franca Benigni, abbiamo la disponibilità del Bambino Gesù di Roma, praticamente perché questo avvenga. L'infermiere pediatrico è quello che ci chiedono di più i genitori, è una figura fondamentale, è una figura importantissima, perché ha la funzione non solo di andare a casa dei bambini per andare a fare quello che è la sua funzione infermieristica, ma anche quello di insegnare agli infermieri, che praticamente sono quelli che sono dedicati al bambino nell'equipe curante, a gestire per esempio un catetere venoso, a gestire una PEG, a gestire praticamente tutte quelle cose appunto, a fare appunto quelle atti infermieristici per i quali appunto la maggior parte degli infermieri rispetto ai bambini non è formato. Io ho terminato e vi ringrazio.